Structures è la piattaforma BIM strutturale che ci permette di gestire in un unico programma strutture multimateriale, quindi in cemento armato, acciaio, gestendo non solo gli elementi strutturali, ma anche tutto ciò che riguarda, per esempio, la parte architettonica o impiantistica, potendola importare anche chiaramente dai file esterni. Vediamo ad esempio una struttura in elevazione, in pianta, o chiaramente nella sua visualizzazione tridimensionale. In questo caso è una struttura civile, multimateriale. Vediamo immediatamente che sono presenti elementi in acciaio e in cemento armato. La parte in acciaio chiaramente completa di tutto quello che riguarda la parte costruttiva e non soltanto esecutiva dell'opera, quindi dai bulloni alle saldature. Stessa cosa chiaramente vale per la parte in cemento armato. Ovviamente possiamo gestire anche altri materiali come legno, vetro e quant'altro, strutture miste. Se ad esempio andiamo a controllare nel dettaglio gli elementi in cemento armato, vediamo che le armature sono presenti in ognuna delle parti in carpenteria della nostra struttura. Possiamo andare in un dettaglio anche molto spinto di lavorazione, anche perché l'obiettivo di Tekla è quello di restituirci computazioni, quindi distinte, e disegni non solo di progetto, ma chiaramente esecutivi e costruttivi. Ora, se io chiedo per esempio di visualizzare nel dettaglio, vedete, le armature di questa colonna, riusciamo ad andare anche chiaramente poi nella modifica stessa della geometria. Ora, se vogliamo andare invece a estrapolare delle informazioni, ecco che possiamo farlo molto rapidamente. Possiamo andare ad aprire strumenti di organizzazione, possiamo andare a selezionare ciò che ci interessa direttamente nel modello ed estrapolare quello che sono o eventualmente le reportistiche o i disegni. In questo caso estraiamo una lista, una bar bending, quindi una distinta ferri con tutte le informazioni oltre che le sagome della nostra struttura. Chiaramente per andare a ottenere la modellazione di questi elementi noi lo possiamo fare sia utilizzando una modellazione manuale sia utilizzando un catalogo che contiene già buona parte dei nodi per le strutture in acciaio, così come strumenti che agevolano la modellazione come per le scale piuttosto che parapetti, e allo stesso modo per gli elementi in calcestruzzo. Quindi armature e nodi che vanno ad armare e agevolare la parte di modellazione. Chiaramente tutto questo è finalizzato all'estrapolazione di disegni, quindi la parte di disegno è la parte più importante poi, se vogliamo, anche della modellazione che andiamo a gestire. Ecco che quindi possiamo andare a tirar fuori, come vediamo in questo esempio, disegni legati per esempio alla parte in cemento armato, quindi come i pilastri a V, disegni che sono completi di tutta la parte di dettaglio, della parte di quotatura e che vengono realizzati da Tekla. Questa per esempio è la parte in acciaio che vediamo della nostra struttura, quindi sia disegni di progetto, quindi piante, prospetti, dettagli e sezioni, e sia anche disegni esecutivi dei cementi armati con l'esploso dei ferri piuttosto che la bar bending o i costruttivi in acciaio. Qui vediamo sempre elementi per esempio in acciaio con tutti i relativi nodi, piuttosto che possiamo andare a controllare e a vedere in questo caso la parte di armatura delle solette con la relativa bar bending, la parte di carpenteria e tutti gli eventuali elementi visti nel loro dettaglio nella parte della disegnazione esecutiva con le loro distinte piuttosto che in tutte le loro viste.